Guarnifron Spa è una società costituita nel 1982 dalla famiglia Mazza, residente a Sarnico in provincia di Bergamo. È una società che si occupa della produzione e trasformazione di PTFE, politetrafluoroetilene, in prodotti finiti e semilavorati. L'ambito applicativo di questi prodotti è generale, quindi passiamo dalle classiche guarnizioni per rubinetteria, per andare in altri ambiti applicativi come quello aerospace, solare, come l'applicazione in ambito automotive piuttosto che alimentare e ogni altro settore industriale, perché le caratteristiche di questo materiale sono tali per cui le applicazioni sono infinite. La società nasce nell'82, come ho detto, come Guarniflon. Successivamente crea a livello mondiale un network internazionale con basi in Europa e in India e Stati Uniti. Queste ultime due, insieme alla Romania, sono di carattere produttivo, mentre altre quattro sedi in Europa, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, sono sedi commerciali. La struttura è stata costituita in questo modo per poter garantire la presenza a livello mondiale e quindi poter garantire un numero di fatturato superiore e più importante nel corso chiaramente degli anni. Oramai presenti sul mercato da parecchi anni, possiamo dire che Guarniflon è un leader mondiale nell'ambito delle proprie applicazioni. Lo sviluppo della società ha previsto poi nel corso degli anni studi e ricerche di varia natura per arrivare chiaramente ad avere applicazioni anche in altri settori, per cui nel 2015 è stato deciso di fare una scissione da cui nascono rispettivamente Mazza Holding SRL e Maflon SPA. Maflon SPA è una società del gruppo che si è distaccata perché la gamma di prodotti, sebbene nell'ambito dei prodotti fluorurati, ha applicazioni sempre industriali di natura completamente diversa. Mazza Holding invece nasce perché, come le più grosse aziende a livello mondiale, è stata costituita quale holding operativa, ma sotto la quale tutte le altre aziende confluiscono in modo tale da poter garantire in prospettiva futura la possibilità di inserirsi in settori diversi da quello di pertinenza, ma di interesse alla famiglia proprietaria del gruppo. Ovviamente questa ricerca è supportata da un numero di laboratori significativo, nella precisione 4, che si occupano esclusivamente di verificare quali tipi di materiali e di applicazioni siano possibili nell'ambito ovviamente delle specifiche conoscenze del PTFE piuttosto che dei prodotti chimici fluorurati. L'azienda ovviamente per poter fare questo tipo di attività necessitava di avere un supporto a livello informatico che potesse garantirle ovviamente tutto un sistema di controllo a livello produttivo e non, e quindi di poter gestire i dati relativi a tutte le informazioni dal ciclo dell'inserimento ordine fino ovviamente alla fatturazione finale e all'interno tutti i processi produttivi. Grazie alla partnership Cosmeup questo è stato possibile. Con loro abbiamo sviluppato, grazie ovviamente anche alla struttura informatica interna, tutto quello che è necessario e abbiamo raggiunto chiaramente un grado di come si può dire, livello informatico adeguato alle nostre necessità. È chiaro che il lavoro continua e nel corso di questi anni e certamente per i futuri, SMEAP resterà un partner per noi di riferimento che ci sosterrà e ci aiuterà a affrontare qualunque tipo di necessità da questo punto di vista.